Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati sul mio canale. Benvenuti anche a tutti quelli che arrivano oggi per la prima volta e anche tutti gli ignari che non hanno idea di dove sono finiti. Finalmente oggi arriviamo con un video, con un argomento molto molto discusso che è Tarzan e Frozen. Sono collegati? Sì o no? Questa interessante discussione è stata anche trattata in maniera veramente molto professionale dall'immenso, e dico immenso, Kal-El. Spero di aver pronunciato giusto, spero di sì, ma comunque credo che lo conosciate. È uno youtuber molto conosciuto, molto famoso, che ha spiegato per filo e per segno quale sia secondo lui la verità a proposito di questa teoria. Infatti ero un po' in dubbio se fare o no questo video, ma siccome me l'avevate chiesto in tanti. Oddio, adesso mi sembra di essere come tipo quegli influencer che me l'avete chiesto in tanti. In realtà una persona, nel mio caso voglio essere sincera, 4-5 persone hanno intabulato l'argomento chiedendomi specificatamente cosa ne pensassi. E comunque 4-5 persone su una gamma di pubblico medio-piccola mi sembra un buon numero. Poi comunque ho fatto un sondaggio ed è venuto fuori che effettivamente eravate interessati all'argomento. Questa teoria ha scaturito tante polemiche, ma non tanto secondo me per i particolari di un film e dell'altro che sembrano intersecarsi, quanto per le dichiarazioni rilasciate dal co-regista di Frozen. Ma di questo parleremo a fine del video. Cosa dice questa teoria? Questa teoria vedrebbe Elsa, Anna e Tarzan fratelli. Secondo alcuni, infatti, i genitori di Anna ed Elsa non sarebbero morti durante il naufragio, bensì sarebbero capitati in Africa, morendo a causa di un ghepardo o di un leopardo, non mi ricordo, dopo aver dato alla luce un bambino. Vi dice niente questa storia che avrete sentito 800.000 volte? Vediamo effettivamente i punti a favore che farebbero coincidere questi due film e i punti invece a sfavore, cioè che differirebbero le due pellicole. Il primo tra i punti a favore di questa teoria sarebbero le caratteristiche fisiche di Tarzan e Anna, entrambi con questi occhi chiari e i capelli castani. Potrebbero rivelare una parentela? Chi lo sa? Due, il naufragio. Effettivamente in entrambi i film ci sarebbe questo naufragio con una coppia a bordo. Punto 3. Per chi non è, diciamo, laureato in storia o per chi non è un super esperto della storia in generale, si potrebbe pensare che i vestiti dei genitori di Anna ed Elsa e i vestiti di questi due signori in qualche modo potrebbero appartenere alla stessa epoca. Ovviamente bisogna scendere nel dettaglio per capire quella che poi sarebbe la verità. Ma ora andiamo ad analizzare i punti dolenti, quelli che so già che vi spezzeranno il cuore. Punto 1. Queste persone sono fisicamente diverse. Confrontiamole. Guardate proprio i padri, sono completamente diversi. Il colore dei capelli in un caso è chiaro, nell'altro caso è molto scuro. Ma anche le due mamme non è che abbiano chissà cosa in comune. Punto 2. Ritorniamo sui vestiti. Anche se l'epoca a grandi linee potrebbe risultare la stessa, in realtà non lo è. Se Frozen, cioè quando le ragazze sono grandi, intendo, è ambientato nel 1840, l'inizio di Tarzan, cioè quando si vede la nave naufragare, è ambientato nel 1860. Quindi quando Tarzan diventa adulto, siamo ancora più in là, per cui le epoche non coincidono. Personalmente mi soffermerei anche proprio sui personaggi, su come sono vestiti. Effettivamente, i genitori di Tarzan non trasudano tutta questa nobiltà, passatemi il termine. Sarà che sono vestiti da notte? Mi sembra però che di notte i genitori di Anna ed Elsa avessero comunque un'etichetta, un dress code da rispettare. Insomma, dei nobili secondo me non si vestirebbero così neanche nel sonno. Ma c'è un altro particolare che tradirebbe la non corrispondenza tra questi personaggi, cioè il sentirsi a proprio agio con il fai da te. Ma secondo voi, dei nobili che non hanno mai fatto niente nella loro vita, non si sono mai sporcati le mani per quanto ne sappiamo noi, come possono costruire da soli una casa da cima a fondo? Questo secondo me è un dettaglio molto molto interessante e anche decisivo. Sarebbe molto strano che un re o una regina
fossero in grado di costruire una cosa del genere da soli. Ok, che l'istinto di sopravvivenza ci tira fuori delle abilità che non pensavamo di avere, ma in questa scena di Tarzan i genitori sembrano abbastanza felici e rilassati. Non stiamo parlando di una situazione di paura in cui lo scatto di adrenalina ti fa tirare fuori una forza o una velocità assurde. Stiamo parlando proprio di skills, di abilità che queste due persone sembravano avere già da prima. Se sentite un rumore, credo che sia il mio computer che sta per esplodere. Un'altra tesi molto importante che Kal-El tratta all'interno del suo video a sfavore di questa teoria è proprio il fatto che l'ipotetica mamma di Elsa ed Anna, ma anche di Tarzan, avesse già il bambino nel momento del naufragio. Questo vorrebbe dire che il viaggio sarebbe davvero durato tantissimo, anche perché all'inizio del film di Frozen non percepiamo che la mamma delle ragazze sia incinta. Dal punto di vista registico, se un dettaglio non è presente nel film, significa che non esiste. In certi casi possiamo dedurre qualcosa, ma non è assolutamente detto che questo qualcosa debba per forza esistere. Anzi, ma mettiamo pure il caso, concedo il beneficio del dubbio. Questi sono stati 9 mesi a naufragare per mare, no? Con la barca che sbandava a destra e a sinistra. Vi assicuro che vista da Google Maps è proprio un bel viaggetto dalla Norvegia all'Africa. Ma che si sono mangiati tutto questo tempo? Vabbè avere qualche provvista nella stiva, ci sta, ma 9 mesi, ma che, cioè, si sono mangiati l'equipaggio, è per quello che non c'era all'inizio di Tarzan, c'erano solo loro due. Tra l'altro abilissimi nelle manovre di soccorso, nel far calare le scialuppe, questo nobile, questo re, abilissimo, abilissimo, sono positivamente colpita. Cioè, mettiamo che abbiano fatto anche sosta da qualche parte, ma poi cosa fai? Riparti e naufraghi ancora? Cioè, ce ne vuole! Ma ora veniamo al pezzo forte, alle dichiarazioni di questo regista che ha fatto scoppiare un putiferio. Che cosa dice questa persona, che tra l'altro, oltre che essere regista di Frozen, è stato anche regista di Tarzan? Lui dice: nella mia piccola testa, Tarzan ed Elsa ed Anna sono fratelli. Cioè, nella mia testa, secondo la sua interpretazione. E quando voi chiedete a un cameriere: è più buono questo piatto o questo? E lui, per non prendersi la responsabilità, vi risponde: secondo il mio gusto personale è più buono questo. È un modo per sì dare il contentino al cliente, ma nello stesso tempo mantenere le distanze, deresponsabilizzandosi di ogni dichiarazione, con la frase: il mio gusto personale. In questo caso sostituito da: nella mia piccola testa. Ma non solo. Alla fine, come ultima frase, lui dice: questo è il mio mondo divertente, riferendosi al fatto che tutte le favole Disney, tutti i cartoni Disney possono essere collegati. Cioè, alla fine, lui dice che tutta questa pappardella che abbiamo analizzato è una sua personale interpretazione. Parla a nome suo, non a nome dell'azienda Disney. Ne ho anche parlato con qualcuno sotto i commenti, dicendo che ci sono rimasta un po' male di questa dichiarazione, perché quando si ha un pubblico bisogna un po' confidare nell'intelligenza del pubblico che hai. E secondo me lui, dandoci il finto contentino di dichiarare vera questa teoria, ci ha un po' sottovalutato. Cioè, pensava di farci stare buoni, tipo: sì, yeah, sono tutti connessi, sono tutti fratelli, yeah! Cioè, anch'io vi porto qua delle teorie assurde, ma lo dico che sono assurde, come quando abbiamo parlato del gemellaggio, del fatto che Rapunzel ed Elsa possano essere gemelle. Io vi ho raccontato questa teoria, ma alla fine ne ho anche preso le distanze, dicendo che secondo me è una cosa assurda. Lui magari non l'ha fatto con queste cattive intenzioni, anche perché sono stati più che altro i media a spacciare questa sua dichiarazione come un comunicato ufficiale. In realtà era una sua personale interpretazione. È anche vero però che, ricoprendo un ruolo come essere il coregista, bisogna stare un pochino attenti a lasciarsi andare in queste parole. Comunque sono pronta a mangiarmi tutto, anzi chiedere scusa per aver dubitato della buona fede, della veridicità
di questa teoria se in Frozen 2 mi rivelano che in realtà è tutto collegato. Se hanno le palle, se hanno il coraggio di far vedere in Frozen 2 che in realtà i genitori sono vivi, che sono andati a finire in una giungla dove avevano già un bambino, quel bambino era Tarzan, mi inchino, io chiedo scusa, ma fino a questo momento rimango della mia idea, cioè che bello, simpatico, carina come idea, abbiamo anche fatto finta di crederci, ma ora basta, basta. Cioè, ma era anche carino l'intento, però dovevate fare una cosa fatta bene, nel senso che se si fossero messi a tavolino prima di fare Frozen e avessero deciso di far combaciare per filo e per segno questa teoria, dovevano anche contare, calibrare, settare le date in modo tale che coincidessero e incentivare una maggiore compatibilità tra i due film, cosa che invece vedo leggermente tirata. Sinceramente come dichiarazione la trovo veramente un po' troppo spudorata, ma mi sono anche sbilanciata troppo. Mi spiace, so che molti di voi ci saranno rimasti male, credo perché erano dei fan sfegatati di questa teoria, ma non è tutta da buttare, perché come dice anche Kal-El, c'è un particolare nella Sirenetta, cioè la nave naufragata. Quella sì che secondo me, ma anche secondo lui, potrebbe essere la nave dei genitori di Elsa ed Anna. È una nave dello stesso tipo, quindi una specie di vascello di nave a vela che andava molto in Norvegia in quel periodo e ci sta che il naufragio fosse avvenuto proprio tra la Norvegia, la Danimarca e la Germania. Questo perché i genitori di Elsa ed Anna stavano andando al matrimonio di Rapunzel? Chi lo sa, quello è già un altro discorso che potrebbe avere più senso. Per onestà e trasparenza però vi devo anche dire che ci sono stati dei fan che hanno in un certo senso teorizzato che il trailer di Frozen 2 abbia in un certo senso incentivato la teoria che Tarzan ed Elsa ed Anna siano in realtà fratelli. Sinceramente non ho capito bene quale fosse il cavallo di battaglia di questa teoria vista nel trailer, ma il succo della questione era che secondo loro il fatto che Tarzan parlasse con gli animali rivelerebbe una sorta di potere simile molto alla larga al potere di Elsa. Allora, secondo me l'abilità che aveva Tarzan di parlare, se così vogliamo dirlo, con gli animali è il fatto che lui ci è cresciuto con gli animali e quindi ha sviluppato delle tecniche di comunicazione atte a comunicare con loro. Però io a questo punto mi fermo qui, perché mi sembra veramente di essere una voce fuori dal coro. Per favore, ditemi la vostra opinione, però voglio essere chiara, ragazzi. Cioè, voi, se vi piace questa teoria che Tarzan e Anna e Elsa sono fratelli, ci potete credere, siete liberissimi. Quello che a me non è piaciuto è un po' questa dichiarazione da parte del regista che ha incalzato una teoria che non combacia sotto diversi punti di vista, perché caspita, sei il co-regista, non sei Peppino il pizzaiolo, e io mi sono sentita un po' offesa da questa dichiarazione, possiamo dirlo? Ho il dovere di ringraziare una persona a questo giro, grazie a Jürgen Oja, Oxa, ma credo si legga Oja, credo, non lo so, aiuto, perché se vi ricordate nell'ultimo video di Coraline ho tipo caricato un video, bloccato quel video e ricaricato un altro, perché avevo fatto un errore che questo ragazzo mi ha fatto notare subito. Quindi io gli devo dire un grazie enorme per avermi evitato la sfilza dei commenti della vergogna. Grazie, grazie, un bacione. Ma ora veniamo alla domanda che decreterà il vincitore, che verrà salutato nel prossimo video. La domanda è molto difficile perché si riferisce proprio ad una cosa di cui abbiamo parlato in questo video, cioè quando è ambientato Frozen, in che anno, in che periodo. Io ho detto una data all'interno di questo video e voi me la dovete scrivere nei commenti. Vi ringrazio per aver visto il video fin qua, come vedete sono sudata, ho urlato tutto il tempo come una stracciaia. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima volta.